partita stiamo facendo oggi? Ciao a tutti amici, io sono Sonia e questo qui è il mio canale, ormai lo sapete, Sonichuan. Quest'oggi andremo niente di meno che a delle vere e proprie cascate. Sì, le cascate delle due rocche a Corleone in Sicilia. Ma adesso sbrighiamoci perché i miei amici sono giù e mi stanno aspettando come al solito. Ecco qui la borsa, qui il cappello, andiamo! Mi stavo dimenticando voi, videocamera, vieni con me. Vai Benny, metti. Ciao, andiamo. Benny è un super pilota, oggi è il mio autista personale. Dopo un'ora e mezza di strada dissestata con curve e curvoni, finalmente siamo arrivati. Ragazzi, ho avuto il mal d'auto per tutto il tempo. Non so voi, ma io lo soffro un sacco. Benny, com'è stata questa traversata? Terrificante. Perché ovviamente ho guidato io, quindi tu ti sei rilassata. Ma che cosa? Io stavo per vomitare. Che relax è questo? Anzi, lui guidava. Chi guida lo soffre di meno, si sa. C'è una bella salitina per arrivare a queste cascate, contornata di rocce. Guardate che belle, sono tutte tipo a gradini perché il vento le ha levigate. Sto cadendo. Forse è il caso di guardare per terra. Ragazzi, c'è un cartello che indica, non lo so, che gli uomini sono più alti degli alberi qui. Sono giganti. Attenzione, se ti tuffi cadi sull'albero. È la mia interpretazione. Ma almeno atterri sul morbido. Guardate che enorme questa montagna. Mi sento tipo nei canyon, vero Bennito? Così piccolo. È vero, siamo minuscolini in confronto. Guardate, qui c'è Marco che fa il pilota di drone. Stiamo guardando dove è arrivato. Guardate, è quel puntino qui sopra. Questo qui serve a fotografare tutto quanto dall'alto. Quindi vedremo le cascate finalmente dalla giusta prospettiva. Salutiamo e facciamo una foto panoramica dall'alto. Ciao! Siamo arrivati ai piedi della cascata. Purtroppo di questo periodo c'è poca acqua perché ovviamente il sole l'asciuga e quindi il fiumiciattolo è molto ristretto. Ma ditemi se non è bellissima. Le uniche altre cascate che ho visto in vita mia erano in Norvegia ed erano enormi. Però queste qui sono più assolate, quindi sono più belle. Andiamo a fare un po' di ASMR di suono di acqua che cade. Secondo me è troppo rilassante. Chi vorrebbe essere qui con me? Beh, scrivetemelo qui giù nei commenti. Che dite, facciamo la prova congelamento a lucione? Bene, vado, Che schifo! È tutto strascivoloso. Morta congelata, ragazzi. Ho appena visto dei girini. Guardate che caruccio. Ragazzi, questi qui diventano delle ranocchie. Quando ero piccola ho raccolto in una gabbia un girino e l'ho portato a casa con me. L'ho messo nell'acquario e ho visto praticamente tutte le sue fasi di crescita sino a diventare una ranocchia. Ed infatti a questi cosini neri che vedete piano piano iniziano a spuntare delle zampine sia anteriori che posteriori, poi cambiano colore, infine perdono la codina e voilà, ecco che si trasformano in ranocchie. E chissà, magari fra di loro c'è il mio principe. Però non baciatele perché sono stravelenose e ci sono morte un sacco di persone per provare a trovare un principe. Direi che è meglio rimanere zitelle. Ed io ho avuto questa ranocchia per un sacco di tempo che si chiamava Cree, sino a quando poi un giorno è morta a causa mia, ragazzi. Sono una mamma orribile. Sì, perché stavo lavando il suo acquario e l'ho messa sotto un bicchiere per non farla scappare. Solo che c'era caldo e il sole praticamente l'ha brustolita il tempo che ho lavato l'acquario. Sono un'assassina. Ragazzi, mi è dispiaciuto un sacco davvero. Però le ho fatto un degno funerale. Guardate quanti girini ci sono appoggiati a questo tronco. Stanno mangiando tutti quanti. Ed infatti mangiano le alghe che sono attaccate qui. Beh, sembrano tipo dei furetti marini. Ragazzi, che dite?
ci riproviamo, prendo dei girini, li porto a casa e vediamo chi sopravvive alle mie cure. No, sto scherzando, me ne prenderei davvero cura, però non lo so, lo dovrei fare sì o no, vista la brutta esperienza. Commentate qui sotto se volete che io prenda dei girini per farli diventare rane. L'impavido Benny sta andando a recuperare la bottiglietta per i miei girini. Grazie! Dobbiamo pulirla giusto un pochettino. Ok, mi tocca fare la bella lavanderina che lava le bottigliette nei laghetti. Ok, vado. Speriamo di non cadere in acqua. Che schifo. Chissà chi ci ha bevuto. Direi che può bastare, deve essere pulita dentro. E adesso si va a pesca di girini. Bel girino, chi vuole fare un giretto nella mia bottiglietta? Allora, no, non avete paura, vi sto solo catturando. L'ho preso, vicino. Ok, è qui dentro. Ce l'ho fatta, abbiamo qui le nostre future ranocchiette. Adesso giorno per giorno vi farò vedere la loro evoluzione sino a quando non diventeranno appunto dei bellissimi ranocchi. Ma intanto guardate quanto sono fashion il cappello di Sonia. Comunque Sonia, ti sfido a stare 30 secondi in acqua. Se lo fai si iscriveranno tutti al tuo canale. Questa cosa mi sa tanto di truffa. Non è che io poi sto 30 secondi a congelarmi lì nella doccia fredda e voi non vi iscrivete, eh? Guardate che lo faccio, non ci credete? Vado! Non sto facendo! Mi piace il video! Sono passati 30 secondi! Ah, io non stavo contando in realtà! Come no? Facciamo altri 10 secondi! Ok, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! L'ho fatta, ragazzi! Mi sono fatta un idromassaggio freddissimo! Mi sono bagnata pure tutti i capelli che non volevo bagnare! Cioè, davvero, dopo questa iscrivetevi veramente! Guardate dove sono! Proprio sotto la cascata! Altro che Niagara! Annegare più che altro! L'ho oltrepassata! Guardate dove sono! Sulla roccia! Si vede tutto il laghetto per intero. Ma come dovremmo superare questi tronchi secondo voi, andare lì? Beh, però con quest'acqua putrida forse non è il caso. Che dite? Dovrei tuffarmi? Però è davvero troppo verdognola. Cioè, mi sembra di fare il bagno in un mare di caccole. Ci sono, ragazzi! Ce l'ho fatta! Devo abbassarmi, ma è davvero troppo, troppo congelata. Aiuto! Mamma, sto nuotando nella melma! Ok, no, devo uscire, è troppo fredda, troppo! È davvero gelida, non si può fare, cioè credo che sia 10 gradi, non lo so. Ragazzi, guardate un serpente che nuota in acqua, io mi sono fatta il bagno qui, aiuto! Alessio, ci sono i serpenti, torna qui! Ragazzi, non ci posso credere, ho fatto il bagno nell'acqua con un serpente, non lo sapevo! Oh mamma! La cosa simpatica è che forse si è nascosto sotto di noi. Non è per niente simpatica questa cosa, aiuto! Sì, ragazzi, praticamente ha attraversato da lì sino ad arrivare proprio qui, quindi significa che è qui nei dintorni. Ma che ci fa un serpente qui? Pensavo fossero solamente tipo in Australia, nel deserto, non di certo qui in Sicilia. Benny non ha più il coraggio di fare il bagno e se ne vuole andare. Semplicemente è che è un po' sporca l'acqua, insomma, non è... Sì, sporca, non è che hai paura dei serpenti? No. No? Allora tuffati. È verde, guarda. Veramente l'acqua è bellissima, guardate, si riesce a vedere persino il fondo. Non c'è il costume. Sì, tutte scuse. Ragazzi, diteglielo, è un fifone. Ragazzi, è appena tornata Alessia, è stata faccia a faccia col serpente. È stato paurosissimo, cioè ho avuto paura che mi attaccasse a un certo punto. Sì, si è fermato, l'ha guardata e poi non sapeva che fare, si è buttata in acqua. Ma in realtà non è che dovrebbe essere velenoso, però fa sempre paura. No, era un serpentino piccolo, però fa impressione, anche perché mi è arrivato dalla montagna all'improvviso, io non me ne ero accorta. Noi siamo giusto sulle rocce in cui lui è passato, quindi è il caso di andarcene. Belle cose. Va bene ragazzi, noi speriamo che vi siate divertiti con questa stupenda gita che abbiamo fatto insieme. Mi raccomando, seguite anche Alessia sul suo canale Alessia Adventure. Per questo video di oggi è tutto, noi vi mandiamo un bacione grandissimo e ci rivediamo alla prossima. Ciao!